Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti in questa terza lezione della pizzica di San Vito. Nella lezione precedente abbiamo visto l'esercizio numero 1, penso che l'avete memorizzato. Vi ho fatto fare anche due esercizi sul ribattuto. Non vi farò ascoltare questa parte A perché l'ho già registrata nella lezione precedente. Quindi avete memorizzato questa parte, l'esercizio numero 1, ora che faremo? Proprio su questa battuta, le prime due note. Su queste tararara, faremo ciò che c'è scritto qui, quello che abbiamo evidenziato la volta scorsa. Questo esercizio ta-ta-ta, ecco qua. Quindi possiamo fare questo. Questo, quindi faremo questo esercizio, ripetiamolo. Ne aggiungeremo un altro, il 2, e ripeteremo col 3 cerchiato e 2, il contrario. Prima abbiamo fatto 3, 2 cerchiato, 3. Ora il 2 e 3 cerchiato, 2 cerchiato. E questo, però inverso, anzi faccio una cosa, ve lo evidenzio in un colore diverso, così. Quindi attenzione, è sempre lo stesso tasto. Questo è l'esercizio che dovete fare, che è importante. Abbiamo sempre lo stesso tasto, solo con il contrario. Quindi abbiamo 3, poi il 2 cerchiato e cambiamo dito. Il 2. 3 cerchiato e 2 cerchiato, il contrario, qua prima il 2 cerchiato e poi il 3, qua prima il 3 cerchiato e poi il 2. Faccio vedere tecnicamente com'è, è questo. E poi fatelo a blocchi le prime 3 note, le altre 3. Quindi lentamente fate questo stando rilassatissimi, quindi qui. Questo qua. Sempre rilassati e man mano, diciamo, accelerando. L'altra cosa importante sono questi ultimi due blocchi qui, da aggiungere anche il 2 qui. Quindi abbiamo già imparato questo. Vabbè, fate questo che vi ho detto ora. Va fatto per due volte, quindi. Fatelo per un'oretta. Sempre questo fin quando uscirà, stando molto rilassati con le dita. Poi andando avanti, quindi vabbè, collegandolo sarà. Chiaro? Andando avanti abbiamo 3, 4, 4, 3. Quello che abbiamo fatto l'esercizio della volta scorsa. Dobbiamo suonare ora il 2 e nuovamente ribattuto. E quindi qua vi evidenzio e questo praticamente. Chiaro? Ok. E sarà così. Ho evitato di mettere le varie posizioni perché vi ho fatto l'esercizio, quindi se avete confusione, insomma, vi trovate in confusione che non sapete che tasti premere, vuol dire che l'esercizio numero 1 non avete visto quasi niente, quindi avete memorizzato niente, insomma, tutto qua. Se invece non avete difficoltà, vuol dire che avete interiorizzato bene la melodia. Quindi è questo. Quindi 3, poi il 2 qui. Quindi non ho messo la posizione più sopra, perché ovviamente avete memorizzato questo, eh? Se no diventava difficile, pieno di posizioni. Quindi, chiaro? Quindi questo, poi il 2. Quindi questo 3, 4, 4 e lo fate per un'oretta. Ecco qua. Fate questo per un'oretta, poi andando avanti alla pagina nuova abbiamo nuovamente questo. Ecco qui. Il 2 e nuovamente il 2. La melodia di prima, beh. Ora fate una cosa, ripetete un po' dall'inizio di questa parte A per capire la melodia, che fatelo lento, l'accendo in battere. Ora in apertura il 3 l'accento, poi il 2 qui, il 2 qui, nella battuta successiva della nuova pagina, qua ci va il 2. Perché? Perché finisco
Finisco col 3, non posso mettere nuovamente il 3, quindi metto il 2 e lo avvicino, in questo caso così, vedete? Così. Così. Poi. Così. Poi. Ancora questo. Ancora. 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 Ancora questo. Ancora. Ancora. Lo ripetete per un'oretta questa nuova battuta della pagina successiva, questa. Bene. Poi la legate alle due battute di prima, che erano alla battuta di prima, che era questa. La battuta di prima, quella di ora. Che sono poi le stesse note, solo che prima sono il 3 e poi metto il 2, quindi tutto qua, quindi fatelo lentamente. Prima suonate il 3, 2, ora finisco col 3, dovrò mettere per forza il 2 e nuovamente è così, quindi tam, fatelo per, diciamo, un giorno magari questo, mettendo la giusta diteggiatura e non come capita, almeno all'inizio, poi una volta che l'avete memorizzata valutate voi, insomma. Più lento, benissimo, fatto questo per un giorno. Potete collegare il tutto dall'inizio, è così, di questa parte A. Vi fermate qui e lo fate veramente per una settimana. Non sarà semplice fare 4-3, sicuramente è complicatissimo, avrete difficoltà, non vi rigidite. È un movimento abbastanza scomodo e che non si fa spesso sull'organetto, quindi avrete difficoltà, già ve lo dico, ve lo anticipo in partenza, quindi non andate di fretta, pensate che in una settimana avete capito, avete visto il video, che lo so fare, no, ci vorrà tempo, una settimana, 2 settimane, quindi anche un mese per fare questo qua. Poi vabbè, andando avanti, diciamo che siete stati 2 settimane, un mese su questo che ho fatto finora. Ritornate su questo video e avete memorizzato bene queste. Se non avete fatto questo, fermatevi, non proseguite. Andate avanti con quest'altra battuta, che è simile a quella di prima, che abbiamo fatto prima. Ci sta però una differenza. Vi evidenzio, anzi vi cerchio la differenza, che è il 2 cerchiato qui. E l'altra cosa, sì, anche questo. Metto un colore diverso, questa è un po' complicata, quindi è ovvio che incontrerete un po' di difficoltà. La prima battuta è uguale, ta ti ti ta ti ti, è semplicissima. Qua abbiamo ora il 2 cerchiato e non possiamo andare con il 3 perché poi abbiamo difficoltà tecnicamente dopo, è inutile che vi spiego tutto, sennò durerà un'infinità questo video. Quindi vediamo questa battuta prima, che è uguale a quella là che abbiamo fatto finora, è così. Quindi è così in chiusura. Abbiamo prima il contrario di prima, prima il 2 e poi il 3, quindi ora il 2 cerchiato, la battuta successiva, non mettiamo il 3, altrimenti abbiamo difficoltà, facciamo 2, avviciniamo il quarto dito qua e facciamo 4, 3, quindi, e poi il 2, quindi questo dovete studiare, fate, diciamo, per un giorno questo. Ancora questo, ancora questo, ancora questo, ancora, in chiusura, vi metto in video ciò che dovete studiare, il difficile è questo, ecco qua, abbiamo
Questa che è uguale a, diciamo, la parte che abbiamo studiato prima, solo inversa. Prima c'è questo il 2 e poi il 3. Qua abbiamo invece 2 cerchiato con i due tasti cerchiati ribattuto, che inizia prima col 4 e poi questo. Va ripetuto questo per magari una settimana o 2 o 3 giorni. Poi ritornate sul video e collegate tutto questo come ho fatto io, va bene? Fatto questo, esce questo. Tutta la parte A. Ora la parte che abbiamo imparato poco, diciamo poco fa. Poi in apertura, l'ultima battuta di questo rigo, del primo rigo della seconda pagina, è questo. E questo 2, poi ribattiamo qua il 2 cerchiato e ribattiamo qua. Quindi l'ultimo rigo l'ultima battuta del primo rigo della seconda pagina è così, quindi. Poi il 2 cerchiato e il 2 e quindi lentamente. Chiaro ancora? Lo fate questo per, diciamo, ore e ore, che sono queste e questa battuta insieme a quest'altra. Chiaro? Questa battuta insieme a questa, fatela per ore e ore. Bene, bentornati. E poi, insomma, vabbè, andando avanti è la ripetizione della stessa cosa, diciamo, è finita. E vi facciamo un riepilogo, insomma, tutto lentamente, così cercate di capirla. Tutta la parte A. Ora in chiusura. Ora facciamo un riepilogo in apertura. Chiudo. L'ultima battuta, di questo primo rigo della seconda pagina. E poi ripete la stessa cosa di prima, quindi imparatela bene fino a qua, perché poi andando avanti è la ripetizione della stessa cosa, quindi inutile che andiamo avanti se non fate solo confusione. Imparatela a memoria fino a qui e poi andando avanti sarà semplice, basterà leggerla e avete finito questa, diciamo, parte A. Parte A che è molto impegnativa, tecnicamente è difficile questo ribattuto, per chi incontra molte difficoltà può fare solo l'esercizio, direttamente l'esercizio. È difficile, non andate di fretta, insomma, spesso non vi irrigidite quando incontrate difficoltà perché mentalmente potete capirla, ma tecnicamente questo 4-3 sarà difficile perché di rado si suona, insomma, sull'organetto, ovviamente, insomma, nei brani più semplici, man mano andando avanti si trova, insomma, però. È un movimento poco usato, insomma. Va bene, per questa lezione è tutto. Se condividete i video, vedo che ci sarà molto interesse. Proseguirò, insomma, nelle prossime lezioni. Se avete qualche difficoltà, scrivetemi, insomma, risponderò insomma, alle vostre domande. Un saluto a tutti da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao.